Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Luna non potrebbe stare senza l'altra madre e figlia, perdono la vita a sole 48 ore di distanza. Ci sono momenti in cui preferiamo non scoprire qualcosa per cercare di evitare il terribile dolore che può provocarci. E madre e figlia in Brasile non potevano dire addio o sapere in che stato si trovavano. Il loro caso ha prodotto un profondo rammarico tra i loro cari e conoscenti. Si amavano. Amanda, 26 anni, e sua madre Elena Araújo vivevano insieme a Bauru, San Paolo. La giovane donna si era laureata in relazioni pubbliche, aveva un master e lavorava in un'università. La madre era in pensione. I due erano molto legati. Ad aprile Amanda è andata con il suo ragazzo, Raul De Luca Mosca, a visitare suo nonno malato di cancro a San Paolo. Quando sono tornati hanno cominciato a sentire i primi sintomi del Covid. Tutti e tre sono stati testati e sono risultati positivi. Le condizioni dei tre sono peggiorate, hanno dovuto essere ricoverati in diversi ospedali della città. Raul si riprese e si dedicò a sostenere le due donne mentre erano in ospedale in cura. Nonostante tutti gli sforzi medici e il fatto che madre e figlia fossero ancora separate, combattendo insieme la malattia, sono morte a quasi 10 giorni di distanza. Hélène non sapeva della morte di sua figlia Amanda, era già sedata. E continuavo a pensare che forse era meglio che non lo sapesse comunque. Se fosse tornato bene, avrebbe sofferto ancora di più. Mi ha sempre detto che non poteva stare senza Amanda. Era molto difficile. L'una non era senza l'altra, ha detto la giornalista Juliana Costa Neves, amica di Amanda. È incredibile. Le due donne sono sempre state inseparabili, e le loro condizioni di salute sono peggiorate allo stesso tempo. Hélène aveva perso i suoi genitori, e da quando aveva sua figlia Amanda, la sua vita ruotava intorno a lei. Erano loro due davanti al mondo. La sua vita era Amanda. Hélène non aveva più i suoi genitori, la sua famiglia è di San Paolo, ma erano solo loro due e i loro amici. Forse era anche meglio così, perché la sofferenza che stava per subire Dio lo perdonava. Preferisco pensare così, ha detto Raul, il ragazzo di Amanda. Entrambi erano molto amati e apprezzati da tutti coloro che li conoscevano, avevano molti amici in comune. La loro morte è caduta come un secchio d'acqua fredda sui loro compagni di classe del college. Non potevano credere che fosse successo loro qualcosa di così triste. Il momento in cui arriva la notizia è molto scioccante perché vivi con una persona, e poi non c'è più. Ero molto triste. Le persone della nostra classe in quel momento erano sotto shock, ha espresso Juliana con profondo rammarico. E in quel modo tragico e inaspettato hanno lasciato il mondo per sempre, più che madre e figlia, due grandi amiche. Sicuramente in paradiso sono più sereni, senza soffrire e sorridenti, come facevano sempre quando erano in vita. Condividi questa storia commovente con tutti i tuoi amici e conoscenti. E cogli l'occasione per abbracciare forte i tuoi cari e dire loro quanto li ami. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni, Sioni.